E oggi da Arezzo parte una conferenza programmatica che cerca di lanciare un po' quelle che sono le nostre basi. Sicuramente uno dei primi punti toccati è quello dell'unione con la coalizione di centrodestra, che sono le forze che oggi governano il paese, guidate da Giorgia Meloni, ma identificare coloro che ci potranno rappresentare nella maniera migliore, perché noi dobbiamo vincere le prossime sfide. Quindi senza personalismi, senza voglia di essere per forza i primi della classe, ma con modestia e umiltà come avevamo quando eravamo al 4%, cercando di essere coloro che fanno un po' da amalgama in questa squadra di governo. Così Gabriele Veneri, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, al Focus organizzato ad Arezzo, il governo del territorio e della nazione, le proposte di Fratelli d'Italia per la Toscana. È stato il deputato Giovanni Donzelli a confermare che la destra che governa il nostro paese è pronta a conquistare anche la regione Toscana nel 2025. Così sul tema caldo della sanità. Su questo noi abbiamo presentato gli stati generali della sanità, ascoltato primari, medici, e abbiamo stabilito che bisogna rigirare il concetto che è stato portato avanti fino ad ora dell'intensità di cura, perché con questa cosa hanno dimenticato la medicina di territorio, hanno abbandonato la medicina vicina ai cittadini, e concentrandosi solo sulle grandi questioni specialistiche. In tutto questo poi dopo sono rimasti sguarniti i cittadini dei servizi essenziali e sono andati anche a intasare il pronto soccorso, a non dare la possibilità ai medici e infermieri di dare le risposte che servivano, e quindi si è collassato un sistema. Va riorganizzato magari a misura di cittadino e non a misura invece dei dirigenti sanitari come finora è stato fatto. Presente anche il deputato e coordinatore regionale Fabrizio Rossi, che ha detto il partito abbia un ruolo centrale e non centrista nelle elezioni regionali, e la senatrice Simona Petrucci. Arezzo è una bellissima provincia all'interno di questo meraviglioso territorio che ha bisogno di un'altra guida, quindi siamo qui per far capire quello che il governo sta facendo, non solo a livello nazionale ma a livello locale, quello che noi testimoni quotidianamente delle realtà portiamo a livello nazionale per poi vedere finalmente i risultati. Il probabile candidato, l'attuale sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi. Lavoreremo per tempo, individueremo una piattaforma programmatica da condividere con gli alleati. In senso assolutamente unitario troveremo gli argomenti giusti per governare al meglio questa regione, e a seguire individueremo anche il migliore dei candidati nella nostra coalizione. Noi abbiamo sicuramente, come dire, il diritto di proporre il nostro candidato, non ci mancano le personalità, il sindaco Tomasi in testa a questa lista. Il sindaco di Pistoia è bravissimo, poi dopo su questo ne parleremo con gli alleati, lavoreremo. Lui tutte le volte che glielo chiediamo dice che vuole continuare a occuparsi bene di Pistoia, e per ora fa bene il sindaco di Pistoia. Sta continuando a fare benissimo il sindaco di Pistoia, noi proveremo a continuare a insistere per convincerlo, ma vedremo, c'è tempo.